La legge Marcora, che istituisce il fondo per la promozione delle cooperative fra i lavoratori che rilevano rami da aziende in crisi, ha 40 anni di vita, quindi il percorso è lungo, ha avuto fasi di utilizzo diverse. Ovviamente l'azione di salvaguardia del patrimonio imprenditoriale si attiva di più nelle fasi di crisi e quindi negli ultimi 10 anni, a seguito della crisi del 2010, il numero di esperienze attivate in quest'ambito è decisamente più significativo. Siamo a oltre un centinaio a livello nazionale, quasi tutte espressione di acquisto di rami d'azienda da parte dei lavoratori dipendenti costituiti in cooperativa a seguito di procedimenti di crisi. Più recente è la sperimentazione di questo strumento nel caso dei passaggi generazionali, quindi nel caso in cui per l'appunto un imprenditore non abbia, o per linea ereditaria o per avere costruito un rapporto di, diciamo così, trasmissione della propria impresa ad altro imprenditore, abbia di fronte il rischio di chiusura dell'attività produttiva. Noi crediamo, e in questo senso le esperienze sono numericamente poche ma abbastanza significative, che lo strumento della cooperativa fra i lavoratori dipendenti di quell'impresa, se c'è un rapporto di fiducia fra l'imprenditore e i propri dipendenti, e se ci sono dipendenti motivati a salvare non solo il loro posto di lavoro ma a valorizzare le proprie competenze, la propria professionalità, assumendo anche il ruolo di imprenditore, possa essere uno strumento potente per mantenere quel tessuto di piccole e medie imprese legate ai territori, che sono un po' l'ossatura dell'economia del nostro paese, in particolare dell'Emilia Romagna. E siamo molto soddisfatti di questo accordo firmato con Lega Coop, perché l'argomento trattato è un argomento molto importante: dare la possibilità anche alle imprese artigiane, anche alle nostre imprese, di poter, in caso di crisi aziendale oppure in caso di difficoltà nel passaggio generazionale, avere la possibilità di usufruire dei vantaggi dati dagli enti mutualistici e dalle leggi in corso per l'acquisizione da parte dei lavoratori dell'azienda, è sicuramente una opportunità che dobbiamo presentare e spiegare e supportare ai nostri artigiani quando hanno questo genere di problematiche. Quindi ottima soddisfazione, anche perché Bologna vive una condizione particolare di difficoltà del passaggio generazionale. Se la media italiana dice che un quinto delle aziende sente questo genere di problematica del passaggio generazionale, a Bologna il 60% degli imprenditori ha età maggiore di 50 anni, quindi a maggior ragione nei prossimi anni ci sarà questo genere di problematica. Questa può essere una delle opportunità. In più, speriamo non debba succedere, quando ci sono aziende che per motivi di liquidità o per problemi gestionali hanno delle problematiche di crisi, ci può essere una possibilità da parte degli lavoratori di rilevare, di non disperdere tutte le esperienze e tutte le conoscenze, e perché quando un'azienda chiude si perde un patrimonio enorme, per cui bisogna cercare di utilizzare quel genere di strumento per cercare di salvare questa azienda.